Tre mesi fa, due ragazze avevano avvicinato un uomo di Urbino di 63 anni proponendogli di fare sesso in macchina. Una volta ricevuto il rifiuto alle avance, l'uomo è stato malmenato e derubato. Era questo il modus operandi di una banda dedita al furto di Rolex che ha portato la compagnia dei carabinieri di Urbino ad arrestare una donna di 24 anni originaria dell'est europeo. Le indagini sono iniziate a luglio scorso, quando un anziano 63enne si è presentato presso una nostra stazione dei carabinieri denunciando di aver subito una rapina. Quest'ultimo infatti era stato avvicinato da due donne che, dopo avergli fatto delle avance, erano riuscite a distrarlo, bloccarlo e malmenarlo violentemente. Una volta caduto a terra, all'uomo erano stati sottratti 1.500 euro in contanti appena prelevati e un Rolex d'oro che teneva al proprio polso. La donna è stata rintracciata a Bologna e rinchiusa nel carcere del capoluogo emiliano-romagnolo, dove dovrà rispondere di furto aggravato e lesioni. Le indagini cercheranno ora di ricostruire l'ampiezza della banda. L'analisi delle denunce ricevute anche da altre reparti dell'arma, le individuazioni fotografiche, lo sviluppo dei tabulati telefonici hanno permesso di individuare le autovetture a noleggio, appositamente prese a noleggio dalle donne per sviare le indagini, i percorsi effettuati, le strutture ricettive in cui trovavano base logistica e anche identificare altri componenti della batteria.